comparsa di un terzo cerchio, che riprende il motivo geometrico di tutto il cielo e che permette la transizione al cielo successivo. Nel cielo il cerchio, appunto, scusatemi, il cerchio in cui favilla lo Spirito Santo è così luminoso che gli occhi ancora mortali di Dante non riescono a sostenere la vista. Beatrice gli appare così bella come non mai prima, e lo scambio degli sguardi con la donna amata gli permette di riacquistare la forza e di essere trasportato nel cielo del paradiso, nel cielo successivo. Non so se l'ho messo nella cosa, perché non l'ho messo nelle mie fotocopie, ma no, non c'è. Però a un certo punto Dante è accecato dalla luminosità, guarda negli occhi di Beatrice e, come al solito, guardando negli occhi di Beatrice, sale al cielo successivo. Quindi dal cielo del sole arriviamo al cielo di Marte, dal cielo degli spiriti sapienti, che si era concluso con la dottrina della resurrezione, arriviamo invece al cielo degli spiriti un po' fastidioso, che sono morti combattendo per la Chiesa. Nel nuovo cielo le cose cambiano. Innanzitutto cambia il colore, visto che tutto il cielo di Marte è caratterizzato dal rosso. Dante fa un sacrificio e, come segno del fatto che l'offerta di Dante è stata accolta favorevolmente, degli splendori luminosi e infuocati compaiono dentro due raggi di luce. Insomma, possiamo saltare questo passo, ma è un passo in cui vede che si forma una croce. In realtà non lo possiamo saltare, perché adesso vi dico perché è molto interessante anche proprio linguisticamente. Dice: ma ben m'accorse che io era più elevato per l'affocato riso della stella. Quindi Dante si accorge di essere arrivato al cielo di Marte perché il colore è rosso, che mi parea più roggio che l'usato. Con tutto il cuore, con quella favella che una in tutto, a Dio fece olocausto, qual convenia sia la grazia novella. E non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio, ch'io conobbi e solitare stato accetto e fausto, che con tanto locore tanto robbi, ma parver splendor dentro a due raggi, ch'io dissi, o Elios, che sì, gli addoppi. Quello che è interessante è che si alza anche il tono del linguaggio, e in questi versi si trovano ben 9 apax, che sono segno di una grande emotività. Olocausto, esausto, litare, accetto, fausto, locore, robbi, eliosa, addobbi, compaiono in tutta l'opera dantesca solo qui. Ecco, e tra queste parole voglio notare almeno Elios, il termine che Dante usa per designare Dio, in cui il nome greco del sole, Helios, contiene anche quello ebraico per la divinità, El. Altre parole sono modellate sul latino e si ispirano al vocabolario cavalleresco, francese o al greco. Insomma, qua Dante sta veramente facendo i fuochi d'artificio col linguaggio. La parte successiva del canto è tutta dedicata alla comparsa nel cielo di Marte di una croce a bracci uguali, una croce greca, definita come venerabile segno e presentata come iscritta in un cerchio in cui lampeggia la figura di Cristo. E questi versi sono molto famosi proprio perché è l'idea di una croce greca dentro cui c'è la figura di Cristo. Si è detto che Dante si rifà a un'abside di Ravenna, e quindi si è ispirato a questa idea, no, della croce in cui in mezzo risplende la figura di Cristo. Si tratta dell'abside di Santa Apollinare in Classe a Ravenna. L'unico commento che voglio fare, anche se è un passo molto complicato, è che siamo in un mondo bizantino. Quindi il Cristo che si riconosce nella croce del paradiso non è il Cristo Spaziens, e il Cristo Spaziens è infatti la figura del purgatorio, ma è il Cristo risorto, che invece quello tipico dell'iconografia bizantina è quello che caratterizza piuttosto il paradiso. E infatti l'apparizione di Cristo nella croce è iscritta in un'atmosfera di trionfo in cui la luce è accompagnata da una musica che trascende le capacità di Dante, ma in cui comunque è possibile riconoscere le parole risurgi e vinci. È veramente un'atmosfera trionfale quella che si sente nel cielo di Marte, che riprende l'immagine della resurrezione che aveva dominato nella prima parte del canto e in qualche modo preannuncia anche che nei canti successivi la descrizione dell'esilio di Dante da parte di Cacciaguida insisterà sì sull'enorme sofferenza dell'esilio di Dante, ma la inserirà all'interno di un ordine provvidenziale.
ma per ora, in questo canto, l'apparizione della croce è presentata nel suo aspetto trionfale di grande bellezza e splendore, al punto che Dante ammette di essersene innamorato, come mai prima. Questo è Cristo. Quindi Dante si innamora di Cristo. Io mi innamorava tanto quinci che infino a lì non fu alcuna cosa che mi legasse con si dolci venci. Quindi è l'amore che Dante prova per Cristo in quel momento è superiore a qualsiasi altro amore che abbia provato prima. Dopo la celebrazione della carne gloriosa e santa e del desio dei corpi morti come espressione di individualità e singolarità, la comparsa del segno della croce riporta tutta l'attenzione verso la divinità. E si noti come il lessico della poesia lirica venga ora utilizzato per esprimere l'ardore del desiderio dell'anima per Dio, che ha una componente di sensualità presente anche nei testi mistici. Quindi, per un momento, ci ritorniamo, ci muoviamo a Cristo con questo innamoramento che lo lega, vinci, come mai niente prima. E c'è questa sensualità che il termine lirico permette di mostrare nei confronti di Dante. Però, nonostante questo ritorno a Cristo, subito dopo ritorna Beatrice e sorpassa Cristo, no? In questa competizione che c'è tra i due. Perché il canto si conclude con i versi seguenti che ritornano a Beatrice e all'amore per lei invece che per Cristo. Questo sono i versi con cui si conclude il canto con un ritorno inaspettato ancora a Beatrice. Forse la mia parol par troppo osa, posponendo il piacer degli occhi belli nei quai mirando mio disio apposa. È geniale. La pace, il desiderio che si posa qui non è nella visio di dei, ma è nello sguardo di Beatrice. Ma chi s'avvede che vivi suggelli d'ogni bellezza più fanno più suso, e ch'io non m'era lì rivolto a quelli, e scusar puommi di quel di chi io m'accuso, di quel ch'io m'accuso, per escusarmi e vedermi dir vero, che il piacer santo non è qui dischiuso, perché si fa montando più sincero. Okay, sono versi ricchissimi e vorrei appoggiarmi adesso per veramente fare qualche riflessione conclusiva a questa mia lunga lettura. Da una parte si nota un processo di integrazione tra l'amore di Dio e quello di Beatrice, al punto che il piacere del verso 131, che come sapete è una parola che rimanda alla sensualità del discorso cortese, e in particolare al canto di Paolo e Francesca, ecco, il piacere diventa piacer santo al verso 138, segno che il desiderio di Dante per Beatrice diventa più sincero man mano che si ascende per le sfere celesti. Quindi c'è da una parte un'idea di integrazione tra l'amore per Beatrice e l'amore per Dio, ecco. Ma questo è il punto che veramente, veramente mi interessa, si tratta comunque di un desiderio, quello di Dante per Beatrice, che come il desiderio per i corpi morti non si lascia purificare mai completamente, e infatti diversi critici, tantissimi critici, sostengono che a un certo punto Beatrice debba scomparire dal poema perché Dante possa arrivare con la mediazione di Bernardo e di Maria all'unione con la trascendenza e al perdersi e a essa. Quindi tutti sostengono che c'è come qualche cosa che in Beatrice dia fastidio, che non sia integrabile, ed è per questo che dicono c'è bisogno di Bernardo, perché Beatrice non lascerebbe la possibilità di perdersi completamente in Dio. È qui che vorrei ricollegarmi al desio dei corpi morti e alla memoria contenuta nel corpo e proporre che nella materialità del corpo desiderata dalle anime beate nel paradiso vi sia qualche cosa di legato alla memoria individuale che riguarderà anche, nel caso di Dante, l'amore per Beatrice, tanto nella sua incompatibilità con Dio quanto nella sua irriducibilità e impossibilità a essere addomesticato o disciplinato. Al punto che è presente nel paradiso anche dopo che le anime hanno ottenuto la visio dei. Ecco, quindi mi sembra plausibile la proposta avanzata da un critico inglese, Robin Kirkpatrick, che la scelta di Salomone come colui che descrive lo splendore della resurrezione della carne è legata al fatto che Salomone è l'autore del Cantico dei Cantici, che nel suo significato letterale descrive in termini molto erotici il ritrovarsi di due amanti a lungo separati.
e la scelta di Salomone è segno dell'importanza che la commedia continua ad attribuire all'eros anche in paradiso, anche nella sua incompatibilità con Dio. In altre parole, e qui davvero concludo, la mia ipotesi è che il ritorno a Beatrice, con cui si conclude il canto, indichi che nel disio dei corpi morti, messo in moto dall'autore del Cantico dei Cantici, vi sia anche una componente corporea così legata alla singolarità dell'individuo e della sua storia, che non può essere messa da parte, ma che ritorna nel paradiso come componente fondamentale di una singolarità corporea e irriducibile. E a questo punto si potrebbe speculare sulla relazione tra questa tensione e altre tensioni che caratterizzano la commedia dantesca, come ad esempio quella tra epica e lirica, che anche mi interessa. Io vedo questo io dantesco come una unione che è anche un clash tra un io lirico e un io epico. Oppure si potrebbe speculare anche sul significato della scelta del volgare rispetto al latino. Che cosa significa per Dante scrivere la commedia in volgare? Qual è il legame con Beatrice nella scelta del volgare? O anche si potrebbe speculare sulla forma del testo rivoluzionario che prendono gli ultimi 10 canti del Paradiso, dove Dante mette in scena, mette in moto una testualità diversa che in qualche modo fa riaffiorare la memoria e il corpo. Ecco, però no, la smetto di speculare, eh. Ho già speculato abbastanza e vi ringrazio di avermi seguito sino adesso. E adesso direi che lasciamo la parola al nostro... Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Comme ça a été dit, donc moi je suis comédien et je vais essayer très modestement, après cette très belle lecture du chant et commentaires et interprétations, de me livrer simplement à une lecture du texte en français, donc dans la traduction de Jacqueline Risset, que tout le monde connaît. Chant 14. Du centre au cercle et du cercle au centre, l'eau se meut dans un vase rond selon qu'elle est frappée dehors ou dedans. Dans mon esprit tombèrent soudain ces mots dès que se tut l'âme glorieuse de Thomas par la similitude qui naquit de son parler avec celui de Béatrice, à qui, après lui, il plut de commencer. Celui-ci a besoin, et il nous le dit, ni de la voix, ni en pensée encore, d'aller à la racine d'un autre vrai. Dites-lui si la lumière dont se pare votre substance restera avec vous éternellement, comme elle est à présent, et si elle reste, dites comment, après que vous serez redevenu visible, il se pourra qu'elle ne nuise pas à votre vue. Comme poussée, entraînée par plus de joie, parfois ceux qui dansent en rond élèvent la voix et animent leurs gestes ainsi, à la prière prompte et directe. Les cercles saints montrèrent une joie nouvelle dans le monde et le chant admirable. Qui se lamente parce qu'ici on meurt pour vivre au ciel, n'a pas vu là-haut la fraîcheur de la pluie éternelle. Ce 1 et 2 et 3 qui vit toujours et règne toujours en 3 et 2 et 1, non circonscrit et qui circonscrit tout, était chanté 3 fois par chacun des esprits, avec une mélodie si belle qu'elle serait pour tout mérite une juste offrande. Et j'entendis dans la lumière la plus divine, du plus petit cercle une voix modeste, comme fut celle peut-être de l'ange à Marie répondre. Autant que durera la fête de paradis, autant notre amour tissera autour de nous un vêtement pareil. Sa clarté
vient suivant l'ardeur, l'ardeur suivant la vision. Elle est aussi grande qu'elle a de grâce en plus de sa valeur. Lorsque nous aurons revêtu la chair glorieuse et sainte, notre personne sera plus parfaite parce qu'entière. Ainsi s'accroîtra ce que nous donne le bien suprême en lumière gratuite, lumière qui nous conditionne à sa vision, d'où il convient que la vision s'accroisse, que s'accroisse l'ardeur qui s'allume d'elle, que s'accroisse le rayon qui en dérive. Mais comme le charbon qui donne une flamme et par vif éclat la dépasse, si bien que son apparence lui survit, ainsi cette splendeur qui déjà nous entoure sera vaincue dans l'apparence de la chair que la terre recouvre aujourd'hui. Et tant de lumière ne causera nulle fatigue, car les organes du corps seront forts pour tout ce qui pourra faire notre joie. Ils m'apparurent si prompts et empressés, l'un et l'autre, cœur à dire « Amen », qu'ils montrèrent bien désir de leur corps mort, non peut-être pour eux, mais pour leur maman, pour leur père et pour ceux qui leur furent chers, avant qu'ils fussent flammes sempiternelles. Et voici tout autour de clarté uniforme naître une lumière en plus de celle qui était là, pareille à un horizon qui s'éclaire. Et comme quand monte l'ombre au début du soir, commence au ciel de nouvelles figures dont la vue semble vraie et non vraie. Il me sembla commencer à voir de nouvelles substances qui faisaient un tour en dehors des deux autres circonférences. Ô vrai scintillement de l'Esprit Saint, comme il se fit subit et incandescent à mes yeux, qui, vaincus, ne purent le soutenir. Mais Béatrice m'apparut si belle et si riante que je veux la laisser parmi ces visions qui ont fui la mémoire. Ensuite, mes yeux reprirent la force de se relever et je me vis alors transporté seul avec Madame dans un ciel plus haut. Je m'aperçus bien que j'avais monté au rire embrasé de l'étoile qui me sembla plus rouge qu'à l'accoutumée. De tout mon cœur, et avec ce langage qui est le même en tous, j'offris un holocauste. À Dieu, comme il fallait pour la grâce nouvelle, l'ardeur du sacrifice n'était pas encore épuisée dans mon cœur lorsque je compris qu'il était accepté avec faveur, car avec tant d'éclat et de couleurs pourpres m'apparurent des splendeurs en deux rayons que je dis « Ô Hélios, comme tu les es embellis, de même coronnés de feux petits et grands, blanchois entre les pôles du monde, galaxie qui fait douter les sages, de même au fond de Mars, ces rayons constellés traçaient le vénérable signe que fait la jointure de cadrans en cercle. Ici ma mémoire vint mon invention, car cette croix faisait briller le Christ, si bien que je ne sais trouver d'exemple digne. Mais qui prend sa croix et suit le Christ, m'excusera de ce que je laisse, voyant dans cette blancheur fulgurer le Christ. D'un bras à l'autre et de la cime aux pieds, des lumières se mouvaient, scintillant fort, en se croisant et en se dépassant. Ainsi on voit ici droite et torse, rapide et lente, changeant d'aspect les poussières des corps, longues et courtes, se mouvoir à travers le rayon qui raie l'ombre, que parfois, pour se protéger, l'homme installe avec art et sagesse, et comme vielle et harpe, avec la tension tempérée de plusieurs cordes, font un doux tintement pour qui ne sait d'où vient la note, ainsi des lumières qui m'apparaissent là, une mélodie s'épanchait dans la croix qui me ravissait, sans que j'entende l'hymne. Je compris que c'était un chant de gloire, car les mots Resurgi et Vinci me venaient, comme à quelqu'un qui entend sans comprendre. Je m'enchantais tant à tout cela que jusqu'alors je n'avais rien connu qui me liât avec des liens si doux. Ma parole peut-être semble trop hardie si je mets en second le plaisir des beaux yeux dont la vue repose mon désir. Mais qui saisit que les deux sceaux vivants de la beauté sont plus puissants, plus hauts, et que là je n'étais pas tourné vers eux pour m'excuser de ce dont je m'accuse, pour m'excuser et voir que je dis vrai, car le saint plaisir n'est pas exclu d'ici, puisqu'il se fait en montant plus pur.
Merci.